Salve a tutti gente e bentornati in questo nuovo video per Marvel Spider-Man 2. O meglio, in questo caso ragazzi forse dovrei dire per Marvel Spider-Man The Great Web. Perché infatti ragazzi è trapelato un altro trailer, sempre frutto del famoso attacco hacker di tempo fa, che trovate come sempre qui in alto a destra. Ovviamente ragazzi purtroppo non posso mostrarvi le immagini per evitare problemi, tuttavia posso confermarvi che è tutto quello che mi aspettavo da questo gioco. Ci vengono infatti mostrate tantissime versioni di Spider-Man, compresa tra l'altro Spider-Gwen, con un combat system però pressoché identico a quello di Marvel Spider-Man 2. La data di uscita di questo gioco, che risulta essere cancellato, era prevista per il 2026, quindi chiaramente avrebbero migliorato sicuramente il gameplay degli Spider-Man. Tuttavia ragazzi vi ripeto che secondo me, per una semplice preferenza personale, è meglio che il multiverso stia lontano dall'universo di Insomniac, proprio perché credo che di cose da esplorare ce ne sarebbero solamente in quest'universo. Sono infatti molto più d'accordo sull'idea di introdurre altri eroi, come appunto lo stesso Wolverine che verrà introdotto, piuttosto che buttare in mezzo il multiverso semplicemente perché ora va di moda. Tuttavia ragazzi mi è venuto in mente che l'idea originale per i 3 DLC di Marvel Spider-Man 2, che vennero leakati tempo fa, prevedeva come ultimo capitolo dei 3 DLC di Marvel Spider-Man 2 un episodio proprio sullo Spider-Verse. Infatti a mio avviso è possibile che, avendo cancellato questo videogioco ora come ora, Insomniac magari abbia deciso di rimuovere questo terzo capitolo sul multiverso e di introdurre qualcosa di nuovo. Anche se chiaramente ragazzi questa rimane una riflessione personale e nulla di più, almeno fino ad ora. Però effettivamente questo potrebbe spiegare il perché ci stiano mettendo così tanto ad annunciare questi dannati DLC del gioco che stiamo aspettando da molto. E questa ragazzi è un'ipotesi che onestamente mi sembra plausibile, tuttavia ovviamente staremo a vedere. Detto questo signori, io vi ringrazio anche oggi di essere stati qui con me, e noi come al solito ci vediamo alla prossima.